Due squadre, Alfonsine e Romagna Centro, che hanno debuttato ottimamente nel nuovo campionato. Due squadre che sono arrivate entrambe in posizione favorevole a questo match che le vede l'una opposta all'altra. Una sfida che inizia con questo cartellino giallo per simulazione rifilato a Battiloro dal direttore di gara Bodini di Verona. Primo tempo equilibratissimo, qui calcio d'angolo, c'è Prati che mette al centro il colpo di testa alto sopra la traversa. Un Romagna Centro che tiene bene il campo alla Brigata Cremona, ci prova con questa conclusione di Pasquini, anche questa che sfila alta. Ancora però il Romagna Centro, cioè il cross di Salvi, in questo caso è indelicato a metterci la testa, nulla da fare per lui. Poi si arriva alla mezz'ora e all'ennesima prodezza di Federico Innocenti, che qui non prende nessuna traversa, come ne aveva prese due in un match a Teramo contro il Monticelli. Qui centra direttamente l'incrocio dei pali e porta in vantaggio l'Alfonsine, che rischia però proprio al primo minuto di recupero l'uscita a vuoto del portiere Calderoni, poi fallo di confusione e duplice fischio, dunque episodio convulso, proteste del Romagna Centro, vediamo un batti e ribatti e il pallone che non sembra entrato in questa circostanza. Prima occasione in cui il Romagna Centro ha chiesto e non ottenuto un gol fantasma. Siamo con le immagini nel secondo tempo, l'Alfonsine gioca sicuramente meglio grazie al gol trovato nel corso della prima frazione di gioco, ci ha provato Manuzzi e poi qui la battuta di Tomasini e il salvataggio sulla riga, sembrerebbe anche in questo caso fuori dalla riga di porta, fuori dunque dalla zona in cui viene assegnato il gol. Alfonsine sempre avanti sull'1-0, Salomone sembra incaponirsi sul pallone, lotta contro due, tre avversari, lo raddoppiano, lo triplicano, alla fine dice Battiloro: intervengo io, faccio gol, così la finiamo qua. Ed effettivamente così è, trova il gol l'ex San Pietro in Vincoli e Ravenna, il gol che chiude l'incontro. Splendido comunque il tocco di sinistro per aggirare il numero 16 del Romagna Centro, che come vediamo non la prende bene, reclamava un fallo nella circostanza. C'è Muccioli che protesta animatamente, viene allontanato dal terreno di gioco. Due minuti più tardi ancora l'Alfonsine a trovare ancora con Battiloro il gol, in questo caso il gol è del 3-0. 3-0 il punteggio con cui l'Alfonsine si affaccia allora nell'ultimo quarto d'ora di gara. Davvero in questo caso c'è poco da dire sulla prodezza di Battiloro, una sassata che non lascia scampo al portiere Bissi. 3-0 per l'Alfonsine che continua a spingere, ci prova Salomone sul lancio di Innocenti, pallone che spiove e alla fine si spegne sul fondo del campo. Cerca il gol della bandiera il Romagna Centro, battuta però completamente sbagliata nella circostanza. Finisce con un trionfo per l'Alfonsine, il primo successo casalingo di questa nuova stagione, di questo ritorno in Serie D.